Grazie della domanda. Allora, come ci siamo già detti nella nostra tavola rotonda, sicuramente la sanità digitale, la digitalization, la digital health è un grandissimo trend che vediamo appunto a livello globale, ma anche a livello nazionale, dove appunto ci siamo detti aspettiamo dei fondi importanti, a livello Italia, quasi 4 billion, se non ricordo male, sono aspettati da qua al 2024. Come Janssen noi abbiamo sempre abbracciato la digitalizzazione da moltissimi anni, sia proprio a livello aziendale, andando a fornire sempre più diciamo, tool per i medici, per i pazienti sui nostri siti, sia siti di patologia, chiaramente i siti aperti a tutti, sia i siti medici come medico come Janssen Medical Cloud. Ma anche facendo progetti molto più diciamo, intensi con le regioni, andando a migliorare quello che ci dicevamo essere il patient pathway, quindi il percorso che il paziente fa dalla diagnosi alla terapia e chiaramente alla post-terapia, agevolando i percorsi di presa in carico del paziente, piuttosto che le modalità di somministrazione sia dei farmaci. Che poi appunto dell'experience a livello di istituzione. Noi siamo sempre in prima linea, quindi mi piaceva appunto ricordare il nostro anche impegno in termini di research and development, ma anche tutto quello che facciamo proprio per i pazienti a livello di studi clinici dematerializzati, quindi cercando sempre di agevolare sia il paziente che è il nostro core, quello al core di quello che noi facciamo, ma anche chiaramente le istituzioni andando a ridurre quello che è l'impatto poi anche sui costi. Quindi posso solo dire che noi come Janssen chiaramente lavoreremo sempre di più con le istituzioni e senza ripetere quello che è già stato detto poi nella tavola rotonda, però è chiaro che la sanità digitale è una grandissima opportunità, andrà adesso ben interpretato sia a livello aziendale ma anche a livello di istituzione che tipo di framework si vuole dare, quali nuove competenze ci sarà bisogno di forgiare, dove chiaramente le istituzioni avranno un ruolo primario, ma noi come diciamo, azienda farmaceutica lavoreremo insomma, insieme alle istituzioni per rendere tutto ciò possibile. Grazie.